non ci riuscite proprio. Anche stavolta vi purgai e mello. Il Catanzaro vince 2-0 e cambia nuovamente lo scenario di questa stagione, perché a questo punto lo potete dire, non succeda mai, non succeda mai, ma siamo quinti in classifica, filotto, e le prossime, i le forti dovranno venire in casa. Abbiamo vinto ancora una volta, Mimmo, lo so che stai piangendo, erano 800 in curva, no, erano un po' di più, erano un po' di più, e vi purghiamo ancora, è bello vincere due derby su due, questa stagione è stratosferica, dopo la torta ci mettiamo pure la ciliegina, e adesso lo potete dire insieme a me, non succeda mai, è inutile che ci pensate, non succeda mai, A, che vincono il derby, B, che Iemmello non li purga, C, quello che pensate nella vostra testolina, no, no, non succeda mai! Benvenuti ad una nuova puntata di Studio Giallorosso, forse la più bella della stagione, yuhu! E con le parole di Gigi, con il sorriso di Gigi e con la ciliegina sulla torta che apriamo questa puntata di Studio Giallorosso, con il sorriso perché? Perché il Catanzaro ha sbancato anche oggi il San Vito Marulla, ha battuto il Cosenza con lo stesso risultato dell'andata, 2-0, con gli stessi marcatori dell'andata, Iemmello e Biasci, con lo stesso cuore, la stessa voglia, la stessa grinta che ha dimostrato in tutte le partite sin qui di questo magnifico e brillante campionato. Catanzaro non padrone del campo, perché è stata una partita tirata quella contro i rossoblù, una partita difficile, una partita tosta anche sul filo dei nervi, in cui è stato importante per i giallorossi anche tenere botta, resistere agli attacchi del Cosenza ad inizio ripresa, ma un Catanzaro che si è presentato sfrontato in campo con una formazione rivista. Vivarini aveva detto cercheremo di sorprenderli, e così è stata, perché sorpresa vera è stata, e che alla fine ha visto il risultato dalla propria parte, un 2-0 che ha fatto scatenare la festa nel settore ospiti a fine partita, a bordo campo anche noto, sotto il settore ospiti anche il presidente noto insieme alla squadra a fare feste insieme ai tifosi, più di 800 i tifosi giunti nella città Abruzia, poi a sporcare questo pomeriggio per altri versi bellissimo, intensissimo e da ricordare, purtroppo anche la notizia di qualche scontro che cercheremo ovviamente di approfondire, cercheremo di tenervi aggiornati anche su questo fronte. Tutto questo è stato il pomeriggio del Catanzaro a Cosenza e noi cercheremo di raccontarvelo con il sorriso insieme a, come sempre, Stefania Scarfò. Buonasera Stefania. Buonasera Gianfranco, buonasera a tutti. Il rientro dalla capitale di Mimmo Barbaro, bentornato Mimmo. Bentrovati. Proprio bentrovati. Ne valsa la pena mettersi in macchina stamattina e rientrare. Ne valsa la pena, e con la copertina anche di Gigi Mardente che sobrio. Poi sobrio, delicato, sobrio delicato. Molto sobrio. Sobrio e delicato Gigi Mardente, che ci ha ricordato anche quello che da qui alla fine adesso rischia di essere l'hashtag di questa stagione. Non succede, però se succede Stefano. Pensiamo a quello che è già successo, non andiamo oltre, non pensiamo troppo in là, pensiamo a quello che c'è oggi, la concretezza, ossia derby bissato, in pratica bissata la gara d'andata, stesso risultato, stessi marcatori, quindi davvero un Catanzaro che si ripete in maniera prepotente, perché è vero che forse non ha fatto la partita a Cosenza, ma non serviva fare la partita necessariamente. Oggi, a dire la verità, io mi aspettavo ancora un Cosenza più aggressivo nel primo tempo, mi aspettavo un avvio come è stato l'avvio del secondo tempo da parte del Cosenza, che è uscito fuori invece solo alla distanza dopo aver subito il gol, mentre invece nel primo tempo un po' aspettato, non so se per paura, per timori e quant'altro, però così ha fatto e ha permesso al Catanzaro di giocare e di sbloccare la partita con un Iemmello che non lo scopriamo certo oggi, ma in queste gare è sempre decisivo, che se bersagliato, se fischiato, se insultato, si galvanizza, carica ancora di più, si carica ancora di più, e così ha fatto. Alla prima occasione ha punito il Cosenza, poi è vero, spesso è stato bersagliato anche da falli, da marcature abbastanza, no, strette no, perché si muoveva liberamente per il campo andando da una parte all'altra, però
insomma, ha trascinato la squadra per quanto ha potuto. Il resto dei compagni sono stati decisamente all'altezza, perché oggi prove super da diversi giocatori, da Situm a Petriccione, da Ambrosino, insomma davvero non saprei chi scegliere come MVP in questa partita. Quindi tutti meritano una menzione particolare, e la merita soprattutto la coralità, la squadra, il gruppo, perché come diceva Gigi, oggi il Catanzaro è quinto, supera anche il Palermo, consolida una posizione nei playoff. È chiaro, si può cominciare a guardare in alto, si deve necessariamente guardare in alto, ma bisogna farlo con quella leggerezza che a mio giudizio oggi ha permesso al Catanzaro di riuscire ad affrontare con maggiore serenità del Cosenza questa partita, perché il Cosenza secondo me l'ha persa anche e soprattutto per l'eccessiva pressione con la quale è arrivata a questo appuntamento, con quell'obbligo di dover necessariamente provare ad infrangere un tabù che ormai dura da tantissimi anni, e probabilmente ha pagato anche questa eccessiva pressione. Probabilmente mi fermo perché poi sennò parliamo tre ore, sì. Che oggi si potrebbe veramente scrivere un libro. Oggi si prospetta una puntata bella ricca, sì, di Studio Giallorosso. Mimmo, probabilmente è stato questo l'ingrediente in più del Catanzaro, la serenità, perché il Cosenza, come diceva Stefani, aveva l'obbligo di vincere dopo un derby perso, dopo una stagione in prima parte, almeno fin qui, non proprio convincente. Il Cosenza aveva l'obbligo di vincere, il Catanzaro la leggerezza di chi poteva tentarci, alla fine questa è stata l'ingrediente che è valso la vittoria. Guarda, io ho fatto una lettura postuma anche di qualche quotidiano, anche online, e secondo me la parte finale, a parte il fatto che, chiedo scusa, vi siete distratti tutti e due. Scusa. Non si giocano, si vincono. I derby non si giocano, da che mondo è mondo, ma si vincono, ma al di là della battuta, state caricata fin troppo, perché se qualche sito online parlava anche addirittura di uno spareggio per i playoff, ma o non conosciamo i numeri, non conosciamo l'entità dei numeri, perché credo che prima della partita ci fossero 12 punti di differenza tra, correggetemi se sbaglio, sì, tra il, sì, Catanzaro. Sì. Sì. Adesso i punti sono arrivati 15. Adesso sono arrivati 15, ma il Catanzaro c'è da parecchio tempo nei playoff, quindi quale spareggio? Adesso lo spareggio in genere è una delle due, brava, va fuori, brava, ma anche una sconfitta non avrebbe compromesso il percorso del Catanzaro. A questo ci aggiungi, secondo me, un fattore importante. La tifoseria credeva fermamente di restituire la botta dell'andata al Catanzaro, e ha un po' messo troppa pressione in una squadra che non è tranquilla, perché l'allenatore viene messo in discussione un giorno sì e un giorno no. Ad ogni sconfitta. Ogni tanto lo salvano perché va a pareggiare a Parma, va a vincere fuori casa a Brescia al 95esimo, allora riesce a tirare dal cilindro qualche risultato che gli consolida quantomeno una settimana di tranquillità, che poi tranquillità non è, perché ad ogni piesso spinto viene contestato. Allora io mi chiedo, no, qual è l'obiettivo dichiarato della squadra silana? Cioè, qual è l'obiettivo dichiarato? Perché Catanzaro l'ha dichiarato all'inizio del campionato. Arrivo poi all'Aster che avete lanciato. Catanzaro, dopo tanti anni di brutto purgatorio con la P maiuscola, sì, qualcuno ce lo diceva, e non lo dimentichiamo questo, io sono sempre uno di quelli, te lo ricordi il film con Benigni e Troisi? Ricordati, sì, che deve morire, dici adesso me lo scrivo, io sono lo stesso, da qua fino alla fine del campionato. Un mantra, non dimentichiamo da dove veniamo e quello che abbiamo passato. Adesso il Catanzaro ha la forza, voglio mutuare una pubblicità dei miei tempi, dei nervi di stessi. Cioè il Catanzaro è tranquillo, gioca, esatto, con tranquillità, abbiamo un allenatore che trova delle soluzioni tattiche. Oggi, per esempio, qualcuno non si aspettava ad Andrea dal primo minuto, sì, ma sappiamo che Frabotta da quel lato dà molto fastidio alle difese avversarie. Abbiamo visto
Brighenti che non era stato bene in settimana a giocare bene, abbiamo visto uno Scogliamillo più attento, va bene, abbiamo visto quello che è un classico di un derby, perché è a parte la battuta, ma i derby non si giocano, ragazzi, si vincono è. E il Catanzaro oggi, se andiamo ad analizzare tutte i 95 minuti, ha meritato ampiamente di vincere, perché ha fatto vedere il solito fraseggio, come possesso palla è andato oltre quelli del Cosenza. Il Cosenza, un po' l'infortunio dell'uomo più importante di questo momento, che certamente avrà pesato, che è il Tutino, al di là del palo preso a mo' di calcetto perché ha tirato dritto per dritto, non mi pare che il Catanzaro abbia subito notevolmente una squadra. Sì. L'unica cosa, sai cosa mi fa pensare Gianfranco, e chiudo, che loro siano stati, abbiano subito molto la pressione. Appena il calcio d'inizio sono andati su Giambello a dargli una legnata subito e subito dopo a Petricione. Eh sì, beh, quelli sono. Cioè, volendo dire, attenti la partita oggi, questa, la partita è questa, su questo tenore. Tranquillizziamo anche i nostri web spettatori che ci chiedono notizie sulla partenza dei tifosi da Cosenza. Non bello, sì, che se lo stanno comunicando, sì, in chat. Sì, 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 no, abbiamo anche notizie in anche in questo, sì, i tifosi sono partiti da Cosenza, ci sono stati dei tafferugli nel finale e ovviamente adesso si cerca un po' di capire la situazione, perché in questi momenti non è assolutamente facile. Cercheremo anche di ricostruire quello che è stato il movimentato, l'acceso post gara, che è una brutta sbavatura di questa domenica, che per il resto è stata davvero davvero bella per il Catanzaro. Due piccoli retroscena di questo derby. Il primo lo racconto con piacere e prende un po', riprende un po' le fila di quello che è stato il pomeriggio di ieri a Giovino. Tanti tifosi che erano presenti, ce n'era uno piccolo che noi tutti conosciamo, ovviamente il caro Sergiolino, che era presente lì. Ci siamo salutati, indovinate che cosa mi aveva detto Stefani e Mimmo? Aveva detto: tranquillo, perché tanto a Cosenza vinciamo 2-0 e segnano Iemmello e Biasci. Andatevi a guardare il tabellino, sono andati a segno proprio loro, è finita così, quindi bravo Sergiolino, l'hai azzeccato il risultato, hai azzeccato risultato e marcatore, non era da poco. E poi Mimmo non lo dirà mai, ma Mimmo, ti sei morso la lingua quando ha segnato Iemmello, eh? Sì, infatti, si è morso la lingua quando ha segnato Iemmello. Stefania, andiamo sulle scelte di Vivarini, perché è inevitabile, ha sorpreso con quella formazione, sì, no? Ha sorpreso, allora sono state tante le sorprese che appena abbiamo letto la formazione, ieri abbiamo fatto trasmissione, avevamo ipotizzato qualcosa di diverso. La prima che ci ha spiazzato, insomma, era Antonini in panchina, intanto, sì, partiamo da questo. Avevamo detto ieri che Brighenti non era stato bene, che aveva avuto la febbre e quindi ci aspettavamo che fosse lui a partire dalla panchina. Invece era regolarmente in campo con Antonini in panchina. Tra l'altro, quando è stato sostituito Brighenti è entrato Miranda, quindi ci siamo un attimo sorpresi. Poi in conferenza ha spiegato che Antonini, insomma, aveva un affaticamento muscolare e non se la sentiva di rischiarlo. Tra i due ha preferito rischiare Brighenti perché era reduce solo dall'influenza ma non aveva problemi fisici, quindi questa è stata spiegata così. È andata alla grande perché Brighenti ha fatto un'ottima partita. Quanto alle altre novità, i dubbi erano a centrocampo insieme a fianco a Petricioni, sì, chi ci sarebbe stato se Pompetti o Verna. La scelta di Pompetti mi pare che gli abbia dato ragione, perché mi pare abbia fatto comunque un'ottima partita. Gli altri dubbi erano Ambrosino o Biasci e Sunas o D'Andrea. Onestamente nessuno di noi confidava, sì, in un D'Andrea dal primo minuto, però è stata la mossa che invece ha fatto, secondo me, ha permesso a Vivarini di vincere la partita, perché appena ce lo siamo visti in campo ci siamo detti: ma perché, ma come, così e così. Eravamo vicini io e Gianfranco in tribuna, dopo i primi 5-10 minuti ci siamo abbiamo capito perché. Perché così Frabotta non scende, e infatti Frabotta è rimasto a fare il difensore, punto, perché era inevitabile dover coprire di più su D'Andrea, dover anche raddoppiare, quindi certo, serviva sempre che un altro compagno arrivasse, o Mazzocchi o Pracelic, ma più che Pracelic forse andava più Calò a coprire nella situazione, però
è stata la mossa che ha permesso a Vivarini di vincere la partita. Aveva detto dobbiamo sorprenderli in qualche modo. E c'è riuscito. C'è riuscito anche questa volta. C'è merito, riuscito. Merito a Vivarini. Ha sorpreso però anche il Cosenza, l'atteggiamento del Cosenza, perché, e Vivarini lo dirà in sala stampa, lo ascolteremo con le parole del post-gara del tecnico, ha sorpreso perché il Cosenza ci si aspettava probabilmente un avvio più forte, un più asprombattuto da parte dei rossoblù, che invece nel primo tempo hanno studiato la situazione. È stato un primo tempo tirato con poche occasioni da una parte e dall'altra. Il Catanzaro però l'ha saputa sfruttare quella che ha avuto e ha saputo pungere. L'atteggiamento, abbiamo detto, Mimmo, un Cosenza forse da questo punto di vista un po' tirato dal punto di vista mentale, con l'obbligo ovviamente di vincere. Invece la carta del Catanzaro è stata, a parte la tranquillità, poi la gestione dei singoli, perché veramente Iemmello si è dimostrato capitano vero anche in questa situazione. Assolutamente sì, ma non è questa, anche in questa occasione, dici bene, ha esercitato il suo doppio ruolo di goleador e di capitano. E era difficile oggi però ipotizzare D'Andrea, sai perché? Perché lui stesso, il ragazzo, nell'intervista che noi abbiamo mandato in un post partita interna del Catanzaro, diceva: devo migliorare nella fase di difensiva, se vi ricordate bene. E infatti oggi, quando l'ha sostituito al 64esimo, erano 10 minuti che rincorreva, perché lì c'era Frabotta che si sovrapponeva con il proprio compagno di squadra, e lui stentava ad andare a chiudere la limite dell'area, perché, a parte il fatto che lì c'è stato un sintomo sontuoso, lasciatemelo dire, vero, meraviglioso, sontuoso, fantastico, un po' perché era un ex, sì, voglio dire, sì, un po' perché sta recuperando settimana dopo settimana, ma è stato veramente fantastico. Ma lui ha cominciato a stentare dopo un'oretta, ed è giusto che sia così, perché chi è portato a fare più la fase offensiva che quella difensiva, sai, deve recuperare parecchio, perché molte volte si trova fuori posizione. Poi ricordo, però, era la terza partita in una settimana, quindi ecco, questo fattore dobbiamo mettere pure noi, perché loro, diciamo che si erano anche galvanizzati per il fatto di aver pareggiato a Parma, che non è certamente... Beh, era reduce da un buon momento, al di là della sconfitta con la Samp, sì. Poi ha avuto quel periodo con Tutino, che ha fatto il mattatore, certo, insomma, perché è un signor giocatore, non è che lo sto discutendo, ma voglio dire, non mi aspettavo anch'io forse una aggressività maggiore, cioè andiamo subito al sodo, mi sarei aspettato da Cosenza. Invece no, dopo le prime schermaglie si è quasi fermato per subire il Catanzaro, che non è arrivato parecchio in zona per il suo modo di giocare. Però ragazzi, il Catanzaro palleggiare. Sì, sì. No, ma poi perché è ha fatto possesso di alcuni momenti di prima intenzione. Sì, sì. Ma poi roba veramente notevole. È servita quella frazione per prendere anche confidenza, perché stiamo parlando di uno stadio con 20.000 persone. Oggettivamente era uno stadio contro il Catanzaro. Passare i primi minuti indenni, ma in maniera anche facile, perché i primi minuti, ripeto, il Cosenza avrebbe potuto fare molto di più. Passare quei primi minuti indenni ha dato forse quella sicurezza al Catanzaro, che poi l'ha fatto sciogliere, l'ha fatto giocare davvero, davvero in tranquillità. Non si è sentita più la pressione, ma neanche della. Sai, allora, siccome nell'economia di una partita in 90 minuti noi dobbiamo capire, soprattutto noi, io tifoso, non giornalista, devo capire che c'è anche la squadra avversaria, perché quando all'inizio del secondo tempo si è subito gli attacchi da parte del Cosenza, no? Già, ma ce ne siamo calati, no, non devi fare il tifoso, c'è l'altra squadra, certo. E tu puoi avere la necessità, ma abbiamo detto benissimo. Sì, sì, assolutamente. Dato importante, la partita precedente come era finita, ricordatevi il risultato? 2-0. Questa? 2-0. Sono due partite che non sono le gol. Sottolineerà anche Vivarini. Vuol dire solidità difensiva, che c'è una solidità difensiva, una consapevolezza diversa.
Certo. Rispetto a prima. Guarda, che non è dovuto soltanto all'arrivo di Antonini, perché anche oggi non ha giocato, quindi la controprova, però c'è una consapevolezza diversa. Oggi, guarda, abbiamo visto intanto una senza nulla togliere da Antonini, che è entrato e ha mostrato una personalità allucinante. Specialmente quando ha fatto il dribbling dal lato destro. Guarda, a fine partita anche lui è stato in sala stampa, io mi sono permessa di avvicinarmi e di dirglielo, ma come ti è venuto in mente di fare un dribbling all'81esimo? Davanti all'area di rigore, ma come sull'1-0. Sì, ma come ti viene? E poi cioè, questo dimostra intanto grandissima personalità. Ah, beh, sfrontata gioventù. Personalità, perché non lo fai altrimenti. Per voi altri giovincelli, ricordatevi che nei derby a Cosenza il giocatore del Catanzaro che entra dalla panchina ha quasi sempre segnato. E poi non vi dico, andate a leggere chi era. Sì, volevo dire una cosa, no, a proposito, sicuramente il Catanzaro l'ha vinto per una maggiore tranquillità, no? Perché l'ha affrontato non con l'obbligo di doverla vincere, non con la pressione che sicuramente avrà caratterizzato queste settimane per il Cosenza, quindi questo sicuramente ha fatto a mio giudizio la differenza, ma quello che ho visto oggi in campo e che premia secondo me il Catanzaro, a me sembra di vedere una squadra, una veterana della Serie B, una maturità, una padronanza, una convinzione dei propri mezzi che ovviamente non ha avuto il Cosenza, che ho visto un po' più timoroso, anche quando ha spinto e ha spinto in maniera importante in avvio di secondo tempo, mancava la convinzione secondo me al Cosenza in quello che faceva, cosa che invece aveva il Catanzaro anche quando era costretto a soffrire difendendo. Quindi secondo me anche questo è un aspetto fondamentale. Catanzaro ha fatto un paio di step mentali, perché sono soprattutto mentali secondo me che hanno fatto la differenza. Hanno fatto la differenza, sì. Posso sì. un attimo interromperti? Certo, certo. Per motivi di volevo fare un ringraziamento. Non ho dimenticato la sciarpa a casa, perché non ho disfatto le valigie ancora, perché sono arrivato da Roma poco. Al club. Un saluto particolare al club Pietro Iemmerlo di Roma, sì, perché voi l'avete detto in trasmissione, sono stato ospite di loro, di Amoruso, di Benincasa, di Rachiele, ed è stato uno spettacolo bellissimo. Intanto mi hanno dato l'onore di premiare il campione del mondo di gelati, e in quel momento ti ho pensato, Gianfranco, pensato intensamente. Lascia stare che è stato digiuno, non mangiato da una settimana. È una realtà che si fa nella pizzeria Rosso Tiziano, che è di proprietà di un cirotano, tifosissimo del Catanzaro, e si radunano là per mangiare e vedere la partita. Sicuramente e soprattutto per mangiare le torte della signora Pina, che lei le preparerà certamente per Antonio, il marito, ma poi le porta lì al club e quindi si festeggia tutti insieme. E l'invito che hanno fatto, se vi trovate da quelle parti e c'è una patatina in casa, volentieri, andateci, perché siamo ben accetti noi di Studio Giallorosso. Porto il saluto di tutti loro alla redazione di Catanzaro in Forma e di Studio Giallorosso. Chissà come si saranno divertiti. Perdonatemi il ci sta. Chissà come si saranno divertiti loro, ma anche tutti gli altri tifosi ci del Catanzaro. Allora, no, mentre tu parlavi ti è arrivato un saluto di Fulvio. Fulvio. Sì. Un abbraccio forte. Sì, non lo faccio tutti i nomi, perché poi lì ho conosciuto un po' tutti. Sì. Allora, per aggiornare anche la situazione del post gara di quello che è stato Cosenza Catanzaro questo pomeriggio, andiamo anche in regia, dove c'è Roberto Tolomeo. Roberto, aggiornaci un po' su quelle notizie che abbiamo. Eccomi qui, ciao. Allora, diciamo, le notizie sono abbastanza frammentarie, si sono anche circolati dei video, delle foto che chiaramente non mostriamo, perché poi è difficile anche insomma farsi delle idee sbagliate, certo, su quello che effettivamente è successo. Gli scontri sono avvenuti sia a Cosenza che ad Ende, coinvolte le forze dell'ordine e i tifosi. Il bilancio al momento è di 2 feriti, insomma uno un dirigente della squadra anticrimine della questura di Cosenza e un altro poliziotto catanzarese che dovrebbe aver avuto comunque problemi molto inferiori, lievemente ferito. Ci sono stati diversi mezzi danneggiati, questo è un autobus, vediamo appunto in foto,
e al momento diciamo non c'è stato anche un ritardo per questo, per la partenza della squadra che ricordiamo è attesa al Poli di Giovino. Insomma c'è stato un tam tam subito dopo la fine della partita sia via social che attraverso diciamo i mezzi più tradizionali, di vedersi tutti diciamo al campo di allenamento del Catanzaro per salutare la squadra. Ovviamente fa un po' di ritardo, mi dicono che insomma è in zona Lamezia, quindi abbastanza vicino a Catanzaro, quindi tra un po' la squadra sarà salutata dai tifosi. Chiaramente se avremo le immagini mentre andiamo in onda li faremo vedere. E poi per quanto riguarda proprio la scaletta della trasmissione, volevo dire che avremo modo più avanti, a parte Vivarini, di ascoltare un paio di minuti anche di Caserta, che ha parlato diciamo moltissimo, cioè la conferenza stampa è durata quasi mezz'ora, penso, abbastanza lunga, più di 20 molto. Minuti, ha ricriminato in tutti i modi possibili e immaginabili, però insomma ascoltiamo qualcosa e poi ascoltiamo qualche parola di Miranda. Uno dei giovani che probabilmente insieme ad altri è cresciuto moltissimo rispetto all'inizio, e a questo proposito lo stesso Vivarini in conferenza stampa sottolinea proprio la crescita sia tecnica che tattica della squadra, di alcuni elementi in particolare della rosa. Una domanda però te la facciamo, Roberto, sui due gol. Se ci fosse stato qua Gigi ti avrebbe chiesto come hai esultato al primo e al secondo. Sul secondo in una maniera matta. Ho un nipotino testimone di questo, insomma. Sul secondo e sul rigore sul primo no, sul primo ero molto pacato perché comunque ancora mancavano 170 minuti. Poi noi quando facciamo un gol automaticamente insomma spesso, ultimamente non è successo fortunatamente, e infatti anche per questo insomma lo stesso Vivarino parla anche di nuovi principi, di una squadra anche più accorta, anche insomma che è più attenta a non prendere, questo magari poi ne parlate più voi, ecco, quindi che insomma è un po' cambiato il Catanzaro rispetto all'inizio, un po' meno spregiudicato, un po' meno diciamo incosciente, forse tra virgolette, dal punto di vista tattico, ma comunque questo diciamo ne parlerete magari immagino voi. E poi quando volete possiamo fare vedere le immagini insomma, essenziali della di oggi. Solo una cosa, siccome chiedono notizie sull'infortunio all'assistente, Tolo, se tu hai proprio informazioni certe, perché quelle che abbiamo noi insomma entrambe le ginocchia si parla di addirittura un interessamento della tibia, del crociato, anche se in diretta su Sky hanno parlato della tibia, di entrambe le ginocchia, quindi qualcosa di abbastanza serio insomma. Abbiamo visto che è uscito in barella, infatti è stato sì con le mani capelli non ce li ha, con le mani in testa. Onestamente vedendo le immagini cioè non sembrava qualcosa di così catastrofico, cioè sembrava quasi qualcosa su cui sorriderci sopra per l'anomalia della situazione, visto che comunque un assistente che si infortuna non succede molto spesso, però insomma poi abbiamo visto che era qualcosa di molto più serio. Sì, tant'è che la partita è stata in qualche modo ha subito questo break nel primo tempo, proprio all'inizio, due infortuni all'inizio, quello di Tutino dopo l'occasione del secondo minuto, questo problema muscolare che ha obbligato al cambio Caserta, e poi il cambio nella terna arbitrale con questo infortunio sfortunato dell'assistente. Le azioni che hanno deciso l'incontro, tre i momenti cardine, le decisioni arbitrali che hanno in qualche modo anche segnato il passo nella partita. Il primo ovviamente il gol annullato al Cosenza, gol che adesso ve lo chiedo ad entrambi, il gol annullato al Cosenza era da annullare, c'era il fallo su Fulignati innanzitutto. Il regolamento prevede che il giocatore, il portiere non possa essere toccato in alcun modo, quindi poi è stato anche valutato in sala VAR, immagino, perché queste sono situazioni che su cui il VAR può intervenire, quindi mi limito a quelle che sono le indicazioni giunte dalla squadra arbitrale. E poi ci sono gli altri due episodi che hanno riguardato sempre il Cosenza e di riflesso anche il Catanzaro, l'espulsione di Venturi, e lì il giallo mi sembra davvero ineccepibile, il giallo che ha preso, il secondo giallo di Venturi, e il rigore per il Catanzaro, anche questo cristallino, il fallo c'è stato, il fallo di mano, quindi...
Guarda, intanto cominciamo a dire che l'arbitro non era Mimmo Barbaro, ma era il signor Michael Fabbri, che ha fatto 129 partite in Serie A e 80 in Serie B e che dal 1 gennaio del 2019 è arbitro internazionale. Non a caso è stato mandato per un derby infuocato come è stato questo tra Cosenza e Catanzaro. Il fallo sul portiere c'è tutto e non stiamo qui a discuterlo. Ma la seconda ammonizione, mi dispiace per il giocatore del Cosenza, ma se l'è andato a cercare, perché Ambrosino gli ha preso il tempo e si è frapposto tra lui e il pallone, e lui in quel momento, vuoi per l'adrenalina, vuoi per il fatto che erano in una fase di recupero della partita, si presumeva, è entrato in malo modo da dietro, quindi è stato un giallo ineccepibile. Sì. Sull'arbitraggio, che io di solito parlo, ma sì, non infatti. Di solito ne parlo anche quando il Catanzaro vince, non è che ve lo dico perché ha vinto. Beh, direi che l'arbitro l'ha saputo tenere bene, mi è piaciuto soprattutto quando li ha tranquillizzati dicendo che dopo l'infortunio la partita sarebbe andata avanti, si è visto il labiale da inquadrato dove diceva calmi perché il regolamento lo conosco bene, il quarto uomo va a fare, anche perché sfrattiamo sto fatto del quarto uomo, il quarto uomo non è un contabile, non è uno che alza soltanto le sostituzioni, deve è un arbitro a tutti gli effetti. Ah, beh, certo. Oh. E allora è andato poi e gli ha detto a Caserta e a Vivarini, si è sentito proprio, a Vivarini l'ha chiamata ad alta voce perché ha parlato con Caserta, perché l'infortunio dell'assistente era dalla parte della banchina del Cosenza, e poi diceva Vivarini mi raccomando perché non c'è il quarto uomo. Sì, perché di solito le panchine le guardo io. Sì, le panchine le guardo io, e Vivarini gli ha fatto segno, certo. Tranquillo. Ma da questo punto di vista è stato un derby abbastanza tranquillo. Qualche Oddio, qualche due espulsi dalla panchina del Cosenza è volato più da parte cosentina che da parte invece nostra. Qualcuno comincia a scrivere già nella chat, situm immenso, sì. Iemmello fortissimo. E allora, visto che i gol li abbiamo visti, un'idea ce la siamo rifatta dopo aver visto la gara in diretta, adesso possiamo sceglierlo l'MVP della partita di questo Cosenza Catanzaro. Iemmello con l'emoticon dell'abbraccio, Ambrosino con l'emoticon del cuore e Situm con lo wow. Potete votare ovviamente sulla pagina Facebook di Catanzaro in Forma, e ovviamente come ogni partita, come ogni match, chi vincerà il contest si aggiudicherà il premio offerto da Gioielleria Megna. Partita grandiosa a mio parere di Situm. Io potessi votare, ma non lo possiamo fare, noi siamo super partes. Potessi votare, io il mio voto lo darei direttamente a Situm per la partita di oggi. Secondo me Iemmello è scontato, dai. No, Iemmello ha segnato. Allora, Iemmello è colui che si consacra, come possiamo dire oggi, indiscusso re di Catanzaro, è leader, è trascinatore del gruppo, perché poi quando è rimasto in panchina addirittura è rimasto in divisa senza mettere né una pettorina sopra, sembrava ancora in campo. Perché si alzava dalla panchina, ogni tanto sembrava in campo. Quindi questo per far capire quanto sia fondamentale per questa squadra. Però, come dicevo, un tifoso che ha scritto proprio poco fa, se la giocano Ambrosino e Situm. Ambrosino e Situm se la giocano, per te Mimmo? Ambrosino e Situm? Per me Situm su tutti, anche se Ambrosino, onestamente. Guarda, nel Catanzaro, per com'è il gioco del Catanzaro, è difficile anche trovare i tre da inserire come migliori in campo. Sì, figurati poi dei tre sceglierne uno, insomma. Però sinceramente anche per il percorso che ha fatto Situm, perché ha avuto un brutto infortunio, tra l'altro causato nella partita col Parma, non vorrei sbagliare, sul risultato di 4-0 per il Parma, e questo mi duole parecchio, perché quando vinci 4-0 puoi evitare quel tipo di entrate, e ha fatto un percorso che... per cui abbiamo perso il Situm iniziale per poi ritrovarlo adesso, piano piano.
Vabbè, chiaro che ma ci sono tante belle realtà è... però ragazzi, io non so, ma quel dribbling di Miranda che con molta diciamo in maniera paterna lo abbraccerei, ma l'ammazzerei di legnate perché mi ha fatto morire. Va bene, vuol dire la certezza dei propri mezzi. Dei propri mezzi. Ma anche, e questa, torniamo, anche la serenità con cui sta giocando. E questa certezza, cari ragazzi, miei, vogliamo dire che gliela dà pure l'allenatore inserendoli un po' alla volta? Sì. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente intanto sì. Andiamo un attimo in regia per sapere, dovremmo avere... Sì, abbiamo alcune immagini da Giovino, quindi facciamo vedere in questo momento, proprio insomma di pochissimi secondi più che minuti fa. C'è Gigi, lo sostituisco io? Che popolo meraviglioso! L'hai sostituito bene, queste sono le immagini della tifoseria che si sta raccogliendo a Giovino per il saluto alla squadra che sta rientrando da Cosenza. Che sta arrivando, sta arrivando, dovrebbe essere forse già arrivata. Ci stiamo avvicinando al ritorno, al rientro della squadra a Giovino e si sta preparando un gran bel abbraccio da parte della tifoseria, dei tifosi che sono rimasti in città e di quelli che anche staranno tornando adesso da Cosenza. Bimbo, dicevi? Un abbraccio propedeutico alla partita prossima. Alla, sì, perché questo non è iniezione di fiducia. Cioè, certo. Sapere che tu con quello che fai, che è il tuo mestiere, perché questo è uno dei professionisti, no? Rendi felice un popolo, che è quello che abbiamo visto noi, ti fa dimenticare subito la stanchezza, perché hanno giocato tre partite una dietro l'altra e ti fa fare meglio ancora, perché dice vedi questi e questo è il popolo che mi segue. Ma guarda il popolo meraviglioso, l'iniezione di entusiasmo, di fiducia, di serenità che aveva dato anche l'incontro di ieri a Giovino, quando i tifosi alla rifinitura avevano dato il messaggio alla squadra, quello secondo me è stato già la prima parte della vittoria del derby, perché già da lì si è cominciato a costruire la vittoria del derby. E visto che ne stiamo parlando di tifosi, vi faccio vedere una chicca. Tifosi del Catanzaro che sono entrati in ritardo ovviamente allo stadio. Tra parentesi, tra le note di questa sfida c'è anche una piccola nota che riguarda anche la società, riguarda i tesserati di Casa Catanzaro che all'inizio appunto della sfida avevano gli accrediti per la tribuna VIP, sono stati spostati in tribuna RAO e da lì per qualche battibecco che si stava scatenando in maniera preventiva, quindi niente di grave, però sono stati accompagnati poi nel settore ospiti. Settore ospiti che poi è stato bersagliato, sappiamo, da lancio di torce da parte dei tifosi del Cosenza, uno scambio che ha coinvolto poi da tutte le parti, è stato reciproco, lo possiamo dire, però grande è stato lo spettacolo da parte dei tifosi del Catanzaro al San Vito Marulla. E adesso guarda, Mimmo, ti faccio vedere proprio le immagini. Questa è la coreografia inscenata dai tifosi, non ad inizio partita ma ad inizio secondo tempo, proprio perché loro all'inizio della partita non erano presenti. Ad inizio secondo tempo, grande spettacolo nel settore ospite. E non devo essere io a dirlo, ma i ragazzi, gli ultra, interrompimi quando vuoi, Tolomeo, gli ultra del Catanzaro sono quelli che la prima iniezione di fiducia è alla squadra, gliel'hanno dato dopo il 5-0 col Parma. Col Parma. Non lo dimentichiamo, vero. Questo. Vero, vero, vero. Non lo dimentichiamo. Quello è servito tanto, anche perché ha portato la tranquillità in un ambiente che adesso sulle ali dell'entusiasmo sta costruendo una stagione davvero davvero memorabile. Perché la prima cosa, perdonami, ho avuto modo di seguire
salendo in macchina alla registrazione di Caserta, e diceva proprio questo: dovrebbero i tifosi starci vicini, perché altrimenti si va nel loop come si è andati all'andata. Eh sì. Qualche messaggio velocissimo. Carmelo che ci dice sì, tu me Ambrosino su tutti. Modesto che ci dice lo zar non si discute, si ama, assolutamente vero. E a volte neanche si sostituisce, Gemello ci tiene in campo sempre. Soprattutto in un derby. No, a parte gli scherzi, Gemello. Poi Vivarini ha sempre ragione, però Gemello è sempre Gemello. E c'è un altro messaggio, Nicola, che ci dice: io voterò Gemello vero capitano. Assolutamente sì. No, invece ne volevo leggere un altro che ci dice: ma perché prendete poco in considerazione Biasci, nonostante non gioca con continuità, è una macchina da gol, dovrebbe essere più apprezzato. Ora che non lo apprezziamo tantissimo. Mamma mia. Io lo davo per titolare oggi, quindi sì, l'avevamo messo davvero un po' tutti per titolare Biasci, assolutamente. C'è forse qualcosa? Sentiamo movimenti strani. No, stanno complottando tra di loro in regia. Stiamo attendendo, diciamo, delle immagini proprio dell'arrivo della squadra. Qualcos'altro ce l'abbiamo, sono delle immagini di festa che abbiamo già fatto vedere. Insomma, sentiamo anche di avere qualcosa di nuovo, insomma, che perfetto. Come abbiamo visto, c'è moltissima gente, insomma, tifosi non vorrei che, siccome ti chiamano Tolomeo invece di Tolomeo, ti abituarvi a un momento di... Eccoci. Il ritornello è abbastanza chiaro, il ritornello di questi tifosi è ovviamente forte, e l'entusiasmo che si è scatenato in città, lo ripetiamo, questa è la ciliegina sulla torta, perché il Catanzaro effettivamente la torta l'aveva già costruita. Vincere due derby impreziosisce ancora di più la stagione, però non fosse arrivato il risultato nel derby, il Catanzaro avrebbe avuto comunque il sorriso alla fine della giornata di oggi, assolutamente. Questa è la ciliegina che la torta la impreziosisce. E poi è bello vedere, come sempre, come ci piace sempre sottolineare, bambini con i colori giallorossi al collo, con la maglietta dei loro supereroi, che non sono più quelli con le maglie a strisce, non sono più Milan, Inter e Juventus, ma finalmente sono quelli del Catanzaro, no Stefano? Sì, no, questo è bellissimo, perché spesso chi vive in Calabria finisce per tifare, no, per queste squadre, quelle squadrette. Visto che io non le ho mai tifate. Intanto abbiamo queste sono immagini proprio in diretta, da Giovino. Le immagini in diretta in attesa della squadra, e abbiamo proprio una bella prima fila di bambini, questa sì. molto bello. Dicevi, Stefania? No, quindi è bello, insomma, che si stia creando, no, una nuova generazione completamente di tifosi giallorossi, che come prima squadra probabilmente hanno già il Catanzaro, quindi è davvero bello anche questo. Ma è quello che succede quando si ottengono risultati importanti, e quello di quest'anno è un risultato straordinario. Forse ancora non ci stiamo rendendo conto di quello che sta facendo il Catanzaro in questa stagione. Io credo che forse a fine stagione, quando tireremo le somme, ci renderemo conto di quale campionato strepitoso ha fatto questa squadra. E se consideriamo quelle partite dove ha perso qualche punticino, non so, io penso sempre alla partita col Modena, perché quella traversa di Ambrosino, poi tramutata in gol dall'altra parte, no? Fosse finita in maniera diversa, ma ci rendiamo conto che classifica avrebbe avuto il Catanzaro già solo con quei tre punti? Cioè, è qualcosa di allucinante. Quindi godiamoci il momento tutti quanti e basta, godiamoci il momento. E sogniamo, poi sognare si può sempre, partita dopo partita, cercando di raggiungere l'obiettivo di volta in volta più importante, senza nominarlo. Altri due messaggi. Robby ci dice: oggi vittoria della squadra con maggiore testa. Sono assolutamente d'accordo, il Catanzaro in questo momento, ma in questo frangente, ha sicuramente più testa del Cosenza, squadra da un certo punto di vista un po' sconclusionato, un po' fuori
fuori idee. Vito, per fortuna, sul rigore. Eravamo già sul 2-0. il rigore sbagliato. Sai, quel rigore forse lo voleva tirare, era già lì pronto sul pallone, senza lo voleva forse tirare Ambrosino, però Biasci si è preso la responsabilità di tirare, l'ha sbagliato, forse quel rigore se lo meritava Ambrosino, lo doveva tirare lui. Sommato, sì. Lo doveva tirare lui quel rigore, poi è andata così, l'ha parato, però nulla toglie a questa bella vittoria. Vittoria si del poteva Cosenza, evitare, Micai poteva evitare quel parapiglia dopo, insomma, perché. Vabbè, poi gli italiani è andato. Sia. Ma guarda, io però non lasciamo da parte il derby, no? Ma quando il Catanzaro si è riunito come al solito a fare il cerchio, che motivo c'è di andare là e digli dovete uscire dal campo? A parte il fatto che si trovava nella propria metà campo, sì, e c'era dalla parte della tifoseria giallorossa, ma che motivo c'era di andare lì sapendo di provocare? Io posso capire che la sconfitta ti brucia, posso capire che tanti fattori che... Però signori, se noi giustifichiamo sempre qualsiasi cosa non andiamo avanti, non andiamo oltre, sì, sì, sì. Perché bisogna avere la serenità di accettare le sconfitte. In Inghilterra non li vedo, per esempio, che se ne vanno da una parte o dall'altra, è vietato. Sono su uno spettacolo che non mi è, quantomeno a me non piace questo tipo di atteggiamento. E io sono quello che dico che alcune ammonizioni, quando si esulta, andrebbero evitate, non le esultanze, perché esultare nel calcio è l'essenza del calcio. Va bene, capisco che non puoi fare magari, non toglierti la maglietta, però andare sotto la curva, starci, arrampicarti alla rete, ma questa è la parte buona del calcio, signori. Eh beh, hai ragione, però peccato, sai perché quel rigore sbagliato? In una partita ci fu Panzetto che arrivò sopra alla curva, aggrappato fino a sopra quando c'erano le reti. Questo poi a Leonardo glielo ricorderemo. Sai perché quel rigore, anche un pizzico d'amarezza la lascia, ma proprio un pizzico finale? Perché questa rischiava di essere la vittoria più larga del Catanzaro al San Vito. Sì. Il precedente più dolce era il 3-1 del 16 novembre 1986, tavola, poi pareggio di Mirabelli, poi palanca nell'86. Che è entrato dalla panchina. È entrato dalla panchina e quando l'abbiamo sentito Massimo Palanca ricorda, che ricordo hai di quella partita? Ah, ricordo gli insulti che abbiamo preso per tutto il viaggio prima di arrivare a Cosenza. Io quegli insulti, disse ad un'intervista proprio qui a Catanzaro in Forma qualche tempo fa, io quegli insulti me li sono lasciati nell'orecchio, quando sono entrato in campo ho risposto con due gol. Iemmello, siamo un po' lì, ne ha fatto solo uno, però siamo un ma po' lo lì. Sai che la seconda, è uscito. Ma lo sai che la seconda vittima è il Cosenza di Iemmello? Perché la prima è Juve Stabia, mi pare che ha fatto 9 reti alla Juve Stabia. E il Cosenza mi pare che 6 o 7, una cosa del genere. Intanto stiamo continuando a vedere le immagini dei tifosi che si stanno dirigendo verso il centro sportivo di località Marina, lì a Poligiovino, dove tra poco arriverà la squadra. Vediamo. Forse qualcosa si sta muovendo, sta già cominciando ad arrivare. Allora chiediamo anche lumi alla regia, se intanto è possibile ascoltare le parole dei due tecnici. Sì, sì, Pivarini, e poi abbiamo anche, come detto, qualche parola di Miranda. Perfetto, e allora andiamo a sentirci il commento di mister Vivarini, anche qui ancora una volta con il sorriso, per una vittoria che il Catanzaro ha meritatamente agguantato nel derby. È stata una partita, secondo me, ben giocata da parte nostra. Complimenti ai miei giocatori che hanno interpretato una partita nel modo giusto. Sono riusciti a mettere sul campo diverse mi sente? Sono riusciti a mettere in campo diverse soluzioni che avevamo provato in questi 2-3 giorni che abbiamo lavorato, quindi veramente grande merito a loro, perché abbiamo giocato con dei principi di livello alto, siamo riusciti a
ad avere per parecchio tempo il pallino del gioco, però è chiaro che era una partita che dovevamo essere bravi anche nella fase difensiva. Abbiamo fatto molto bene, sono contento che la seconda partita che non prendiamo gol, quindi vuol dire che il lavoro che si sta facendo, l'applicazione che ci stanno mettendo i ragazzi ci danno forza, ci danno consapevolezza. Perché, abbiamo interrotto Vivarini, è arrivata la squadra a Giovino. Ovviamente grande, questo è il pullman, vediamo come sempre il team manager di Scimone e anche i giocatori affacciati. Cori coloriti come sempre, perché la rivalità ovviamente è accesa tra Catanzaro e Cosenza. Queste sono ovviamente le immagini che giungono da Giovino. Vediamo adesso chi della squadra si affaccerà, metterà fuori la testa. Io scommetto su Iemmello, scommetto su un capitano di Iemmello. Si vedono ovviamente i ragazzi in piedi sul pullman, tutta la squadra lì. Lo stanno chiamando, c'è solo un capitano. Stanno chiamando Iemmello ad affacciarsi, vedremo se riusciranno a tornare a casa stasera. Ho qualche dubbio. Sono immagini però belle, che fanno capire un po' l'entusiasmo della piazza. Ricordano tanto il post Crotone Catanzaro dello scorso anno, no? L'attesa della squadra rientro a Catanzaro, il pullman ha preso d'assalto, tutti i giocatori, inneggiati. Quella fu la chiusura, insomma, con largo anticipo del discorso promozione. Questa è qualcosa di diverso, è chiaro, è qualcosa forse anche di più, perché la consacrazione definitiva in Serie B, la consacrazione come regina della Calabria. Cioè, intanto ci sono dei le voci di sottofondo che raccontano anche questo momento. Hai ragione a riportarlo alla mente. Me ne ricordo tanto. Queste immagini sono immagini di gioia, immagini di entusiasmo che sono belle da raccontare. Ricordiamoci, Catanzaro di fatto queste immagini non le ha mai abbandonate dalla promozione dello scorso marzo, perché questa Serie B, al di là di tutto, al di là di qualche fisiologico passo falso, è stata veramente una cavalcata esaltante fin qui. Due derby vinti, le partite, mi vengono in mente adesso la partita di Marassi con la Sampdoria, il filotto fuori in esterna con anche Bolzano, la trasferta più lontana che ha portato il massimo dei punti, insomma è veramente una sbornia continua per la tifoseria. Ed è bello, poi non si è raggiunto un risultato se non appunto la vittoria nel derby, non è un traguardo che vale una promozione, però è bello vedere anche i tifosi che stanno festeggiando così in piazza. Il Catanzaro lo vedete sempre con i deltaplani dal basso verso l'alto. È ancora clima derby anche sulla nostra chart, credo che lo sarà ancora. Ci sono anche i tifosi del Cosenza, quindi ci sono anche i tifosi del Cosenza. Stavamo ascoltando Vivarini, poverino, oggi Vivarini l'abbiamo interrotto, torniamo, riavvolgiamo il nastro e andiamo ad ascoltarci il mister. In campo diverse soluzioni che avevamo provato in questi 2-3 giorni che abbiamo lavorato, quindi veramente grande merito a loro, perché abbiamo giocato con dei principi di livello alto, siamo riusciti ad avere per parecchio tempo il pallino del gioco, però è chiaro che era una partita che dovevamo essere bravi anche nella fase difensiva.
abbiamo fatto molto bene. Sono contento che la seconda partita che non prendiamo gol, quindi vuol dire che il lavoro che si sta facendo, l'applicazione che ci stanno mettendo i ragazzi ci danno forza, ci danno consapevolezza di quello che dobbiamo fare in campo. Oggi tutto positivo perché comunque vincere un derby ci dà tanta soddisfazione e penso che i miei giocatori li meritano perché comunque veramente si allenano bene e fanno tanti sacrifici, quindi sono contento per loro, però percorso ancora lungo, dobbiamo pensare alla prossima e fare ancora meglio. Voglio sottolineare oggi uno spettacolo perché da dentro lo stadio ho visto uno stadio pieno, ho visto un entusiasmo, una passione da parte di un popolo calabrese da una parte e dall'altra che fa onore veramente a questa regione, quindi questo lo voglio sottolineare perché il calcio per me è fatto di questi aspetti qua, di passione, di pathos, di tutto ciò che rientra nei sentimenti, quindi qui si sta, oggi si è visto veramente un'esplosione di passione per il calcio, quindi questo mi piace sottolinearlo. Poi la partita, noi abbiamo fatto i nostri accorgimenti rispetto alle scorse partite perché abbiamo cercato di mantenere Frabotta un pochettino in fase difensiva mettendo un esterno proprio puro che lo attaccava nell'uno contro uno e abbiamo cercato di cambiare struttura durante la partita proprio per non dare dei punti di riferimento sulle pressioni che sapevamo che ci faceva il Cosenza. Se vi allargate scendono. Scusatemi, se vi allargate scendono. Del pullman, stanno scendendo dal pullman. Stop Peroni. Eccoli qui, uno alla volta. Tutti, c'è Petriccione, Borelli, c'è Brignola, c'è Iemmello, eccolo qui. Facile immaginare. Si può incappucciare quanto vuole, ma tanto lo riconoscono, c'è Ambrosino, eccolo qui, Pompetti, il gladiatore, come l'ha definito Vivarini, Brighenti, Sunas, Verna, che sono anche i volti della promozione, un Biaci su di giri, un Van de Putte che prende l'altra strada, che va dall'altra così parte, come Krajnc, vanno dall'altra parte, vedremo adesso, no, andranno così, sono andati a prendere i borsoni e questo è il meritato abbraccio con la tifoseria. Eccoli qui, stanno scendendo anche gli uomini dello staff di Mister Vivarini dal pullman, vedremo anche quando scenderà il mister, non l'abbiamo visto scendere, vediamo se adesso scende. Ovazione per Scognati e Scognamillo, stranamente il guerriero, stranamente Scognamillo l'abbiamo visto esultare al San Vito per un recupero fatto su Marra, eccolo qui, c'è la ola per lui, si sta preparando la ola. No, è Van de Putte che intanto era risalito, ha fatto il giro Van de Putte. Vista la ola ci aspettavamo Vivarini. Van de Putte oggi non proprio splendido, ma forse era anche la partita. Forse era anche la partita un po' più tirata, più tosta. E da quella parte c'erano due, un cliente che si chiamava Marras pure, che girava su non quella facile. Fascia. Sì, sì. È quello che ha dato più preoccupazione da quella parte. Sì, vero. Sì, vero. Infatti quella, l'unica azione che è stata portata da là, che molto spesso si vedevano Veroli e Van de Putte quasi uno vicino all'altro, sì. Oppure qualcuno che andava ad aiutare il difensore nostro in fase di raddoppio su Marras.
Sì, è vero. Perché Mares è un signore giocatore, non individualmente, probabilmente il Cosenza ha delle individualità abbastanza importanti. Sì, sì, una squadra comunque delle individualità importanti. Possiamo solo chiedere, vanno benissimo gli sfottò, va benissimo tutto perché ci sta dopo un derby da una parte e dall'altra, però magari vediamo gli insulti pesanti, eccedere, dai. Sì, anche perché è il bello comunque. Rimaniamo nei limiti. Sì, rimaniamo nei limiti nei commenti. Noi di fatto abbiamo capito che Vivarini non lo ascolteremo mai, perché ogni volta che mettiamo Vivarini ritorniamo. Vabbè, l'abbiamo un po' anticipato anche noi, quello che avrebbe detto. Sì, più o meno. Vabbè, diciamo che una prima parte l'abbiamo ascoltato, ma andiamo a Miranda magari, che perché povero ragazzo abbiamo intervistato, ma andiamo. Sentiamo Vivarini, perché Miranda è abbastanza timido, ha dato risposte monosillabiche. Rivediamo abbastanza telegrafiche. Dai, proviamoci, ascoltiamo Vivarini e poi nel caso se ci fossero altri contributi da Giovino lasciamo l'audio di Vivarini e vediamo ovviamente le immagini di Giovino. Ho provato tanti aspetti per cercare di non subire quello che abbiamo subito chiaramente nell'inizio del secondo tempo, ma l'avevamo messo in preventivo anche quello, perché in zone basse dovevamo lavorare, cioè, con grande attenzione a non dare spazio ai sei vertici che loro alzavano, e penso che anche lì la squadra mi abbia preso veramente alla lettera, concedendo qualche chiaramente situazione, perché comunque quando una squadra ti pressa in quel modo lì può capitare sempre degli episodi che magari possono essere negativi o positivi. È chiaro che poi noi da parte nostra, voglio dire, si può sempre fare meglio, perché la fase offensiva magari potevamo fare sicuramente qualcosa in più, però va bene così, meglio di questo penso che non si possa fare. Se vi ricordate, tempo fa avevo parlato che noi come squadra dobbiamo avere come obiettivo la crescita individuale e la crescita anche tattica della squadra, perché abbiamo dei ragazzi oggi, ma perché Miranda quando è entrato è sembrato un veterano, D'Andrea ha messo, diciamo, voglio dire, sull'azione del gol, anzi ne aveva fatto già l'azione prima, la stessa giocata. Sono ragazzi del 2003-2004 che noi, diciamo, io lo sto ammirando negli allenamenti, è chiaro che poi magari in partita voi riuscite a vedere l'esplosione di questi ragazzi. Questi sono dei campioncini che adesso stanno capendo l'importanza della crescita, l'importanza del lavoro per la squadra, che vengono dai settori giovanili dove hanno la voglia di mettersi in evidenza individualmente. Però oggi dovete vedere l'applicazione che ha avuto D'Andrea nella fase difensiva. Chiaro che Ambrosino sta tirando fuori le sue qualità, però lui è un po' più avvantaggiato rispetto a D'Andrea, rispetto a Miranda, che sono ragazzi giovani anche loro, ma Ambrosino ha avuto già l'anno scorso, che è stato la B l'aveva già assaggiata l'anno scorso, quindi di conseguenza Ambrosino comincia a essere una bella realtà che ci stiamo godendo. Ma poi anche il discorso tattico, che la squadra sta crescendo, perché non siamo più quelli di inizio anno sotto l'aspetto tattico, stiamo sviluppando altre idee, stiamo sviluppando altri principi, e penso che anche a livello di risultati, insomma, ci stanno dando ragione. Ecco, i risultati ci stanno dando ragione, dice Vivarini. La partita di oggi ha dato ragione, intanto Stefano. Sei entrato un po' nell'inquadratura, però i risultati ci stanno dando ragione, e anche questa nuova versione del Catanzaro non è stato il tipico Catanzaro, che padrone del campo con il gioco, come abbiamo detto, intelligente nell'interpretare la partita, e Vivarini l'ha detto, intelligente nell'interpretare la partita, poi a sorprendere con la mossa di D'Andrea, che si è assolutamente rivelata una mossa decisiva. Per il resto Vivarini sereno, no? Ormai sereno. Ormai il clima è questo, disteso, sereno, perché il Catanzaro quello che doveva fare l'ha fatto, salvezza c'è entrato ormai da qualche settimana, i due derby vinti, di più cosa puoi chiedere a questa squadra? È chiaro, ora sei nei playoff, quindi magari cercare di mantenere anche questa quinta posizione non sarebbe male, però
Adesso ti faccio una domanda difficile, Stefania, ecco, però ti do anche il tempo per pensarci. Mi dai le risposte multiple o no, risposta apertissima, però ti do anche il tempo per pensarci perché sono buono. La domanda è: all'andata il Catanzaro ha fatto Sinner e ha vinto da Sinner, oggi invece l'ha vinta come? Ti do il tempo per pensarci. Ti do il tempo per pensarci, perché è una bella domanda, mi devi dare il titolo per domani. Mi devi dare il titolo per domani, visto che il mister non me l'ha dato, mi devi dare il titolo per domani. E invece, Mimmo, andiamo a te per analizzare la partita, le parole del mister quando ha parlato della bella gioventù, quando ha parlato di Miranda, quando ha parlato di D'Andrea. Anche in questo si vede la sicurezza del Catanzaro. In una partita importante, come un derby, non c'è timore nel buttare dentro dall'inizio D'Andrea e nel buttare a partita in corso Miranda, anche è un bel segnale di crescita questo. Guarda, è un segnale di crescita, in tempi non sospetti abbiamo detto da questa emittente e abbiamo continuato a dire che la filosofia di il credo più che altro di mister Vivarini era questo: non sei pronto ancora, ma non per la tua giovane età, per entrare negli schemi che io propongo. Li ha fatti entrare piano piano, li ha fatti crescere piano piano. Qualcuno è cresciuto più degli altri, perché se io oggi dovessi fare una graduatoria, beh, Pompetti è una signora realtà, ragazzi, diciamo dei più giovani, no? C'è chi magari è stato il povero Stoppa, per esempio, che non è entrato molto negli schemi, forse, o per il ruolo, per come è stato utilizzato in quel periodo, però man mano che sono cresciuti, per esempio Veroni, no? È un calciatore che ancora deve acquisire quella sicurezza di poter andare avanti, mettere qualche pallone dentro di più o osare di più, va bene? Vabbè. Ma col tempo questo succederà. Oggi, se vi siete accorti, c'è stato un odicesso sulla sinistra che ha dato la palla a Gemmello. Sul secondo palo arrivava Sitomo di gran carriera e avrebbe potuto metterlo sul secondo palo. Non puoi pretendere questo da un ragazzino di 20 anni che forse ancora deve fare la comunione, ma questo al di là dell'aspetto sacrilego, voglio dire, col tempo saprà che esiste anche la possibilità, perché che vuoi, si gioca un po' timorose, si gioca timorose anche perché diciamo che è diventato titolare nel posto occupato da Krajnc, che è stato il giocatore dei giovani più bersagliato, ma giocava pure fuori ruolo perché non era quello il suo ruolo. Però voglio dire, la filosofia e il credo di Vivarini è questo: man mano che siete pronti, giocate. Ah, sì. E pronti a rientrare in panchina. D'Andrea Docet. Esatto. Sì, come D'Andrea esatto. Oggi. E allora concludiamo il giro della sala stampa. Dopo aver ascoltato Vivarini, ci andiamo ad ascoltare un estratto di mister Caserta, perché la sua conferenza stampa è stata davvero fiume, è stata lunghissima. Mister Caserta, sponda Cosenza, come ha visto la gara mister Caserta? Per noi è un giocatore fondamentale, soprattutto nella manovra, nel gioco. L'infortunio dopo pochi minuti ci ha condizionato un po', perché abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Poi gli episodi, come in tutte le partite, condizionano le gare. Io non parlo quasi mai degli arbitri, mai, però un gol annullato come quello di Calò. Abbiamo rivisto anche l'azione a fine partita, non ho capito cosa ha fischiato. E poi l'espulsione negli ultimi minuti. Poi diventa una partita molto più complicata e molto più difficile. Purtroppo è andata male, dispiace, perché sapevamo l'importanza, sapevamo per la città, per tutti noi. Siamo dispiaciuti, però bisogna adesso resettare, non commettere l'errore che abbiamo fatto all'andata, che ce lo siamo portati per parecchie partite. Immagino che in questo momento ci sia delusione, amarezza in tutti, però bisogna essere bravi adesso a reagire già da domani e pensare alla prossima partita. Per come abbiamo preso gol, secondo me il primo gol nasce da un fallo a metà campo. La squadra era quasi tutta sotto linea valle, tranne gli attaccanti.
Il secondo gol lo prende al 90esimo, dove abbiamo cercato con la forza della disperazione per poter recuperare la partita. E lì abbiamo preso un gol su una ripartenza. Dopo l'espulsione ho cercato di mettere un uomo in più a centrocampo e giocare con i due attaccanti per avere più copertura, soprattutto in mezzo al campo, dove secondo me il Catanzaro ha buoni palleggiatori e abbiamo fatto fino al 90esimo, secondo me, una buona gara. Poi tutto passa in secondo piano, perché dopo, con l'uomo in meno, il palo, un altro, l'ennesimo palo colpito. Però la squadra, i ragazzi non possono rimproverare l'atteggiamento che hanno avuto, la voglia di lottare. Io ho visto una squadra che ha cercato fino alla fine di non perdere e cercare di vincere. Poi con l'uomo in meno è diventato tutto più complicato. L'uomo in meno ha certamente complicato le cose, questo è ovvio, però Sponda Cosenza pesa all'inizio non proprio a massimi giri del motore e poi... Secondo me ha influito tantissimo, insomma, l'infortunio di Tutino è stata a livello psicologico una botta per loro. Perché è proprio l'uomo... È l'uomo simbolo, è il leader, ma poi l'hai visto anche prima della partita come caricava la curva, come andava a cercare anche i compagni per incitarli, quindi a livello psicologico è stata veramente una mazzata per loro l'infortunio e quindi la perdita di Tutino. Onestamente ci auguriamo che non abbia niente di grave, insomma, proprio a livello sportivo. Certo, assolutamente. Bisogna riconoscere che è l'anima di questo Cosenza, insomma, Tutino, e quindi averlo perso è un signor giocatore. È un signor giocatore, l'animo di questo Cosenza. È un signor giocatore perché ha preso si è caricato sulle spalle la squadra in un momento di difficoltà e l'ha tirata fuori. Ha cercato anche perché ha fatto quelle due vittorie. E togli 6 punti e ti trovi in una zona calda. Sì, ma cercato da giocatore leader, ha cercato anche, lo ricordiamo all'andata, no, di mettere quel pizzico di tensione con quella camminata. Con quella camminata poi che aveva fatto sotto la curva, andando sotto la curva del Catanzaro cercando di spostare. Quando è venuto qua. Quando è venuto qua in Borghese. Ma sai, sono quei giocatori leader che le pressioni le traducono così, che forse servono alle singole piazze. Due messaggi per chiudere Caserta, per chiudere Cosenza. Ci scrivono: Caserta ha visto un'altra partita, il gol loro era da annullare. E invece poi c'è un messaggio per te, Stefania, dalla Toscana addirittura. Un abbraccio forte dalla Toscana, Toscana giallorossa. E non è l'unica regione, perché a parte la Calabria, che oggi rafforza il suo essere giallorossa con questo derby vinto, anche dalle altre regioni ci stanno seguendo, ci state seguendo in tantissimi, e questa è una bella notizia. E allora, visto che quello che ci eravamo detti più o meno l'abbiamo detto, ci avviamo verso la chiusura, andiamo a vedere risultati. Hanno giocato anche gli altri, comunque. Appunto, andiamo a vedere. Gli altri hanno fatto da contorno anche gli altri. Andiamo a vedere i risultati e classifica di questo turno che si sta chiudendo con la vittoria del Catanzaro. È riportata in basso, ma noi la leggiamo come prima: Cosenza 0, Catanzaro 2. Poi, ovviamente, il resto del programma: Sud Tirol 1-0 sull'Ecco, Ternana Parma 1-3, Brescia Palermo 4-2, Ascoli Reggiana 0-0, Bari Spezia 1-1, Cittadella Pisa 0-1, Como Venezia 2-1, Feral Pisalò Sampdoria 1-3, Modena Cremonese 0-1. Cittadella in caduta libera. E Cittadella in caduta libera, Cittadella che ormai non riesce a vincere. Cittadella che sarà il prossimo avversario del Cosenza. Cittadella che sarà il prossimo avversario del Cosenza. Siano 6 o 7 partite. 8 partite, 8 sconfitte consecutive. Per una classifica che ai giallorossi ride, e come se ride, perché guardate un po', il Catanzaro è riuscito nell'impresa di superare il Palermo, si è portato a quota 48. Nella domenica del derby ci riusciamo anche a mandare la classifica corretta, dalla regia si esulta. Parma 59, Cremonese 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46, Brescia 38, Modena 36 insieme al Cittadella, Sud Tirol 35, Pisa, Sampdoria e Bari a 34, il Cosenza resta a 33, a pari punti con la Reggiana, 29 c'è la Ternana, 28 l'Ascoli, 27 lo Spezia, 24 la Feral Pisalò, 21 il Lecco, e questa è 4 la partite chiusura. Separano il Catanzaro dalla quattro partite piene. Zitti, non andiamo oltre. No, stasera vi dico soltanto che amo il colore blu, poi
ognuno ne faccia l'uso che vuole. il colore blu della non casa. Rimandate niente. No, non la rimandiamo, non la rimandiamo. Però siamo arrivati in fondo a questa puntata bellissima che abbiamo diviso tra le immagini del San Vito Marulla, le immagini di Giovino, le immagini dello studio, ma soprattutto con i sorrisi di un derby vinto, perché il Catanzaro ha vinto a Cosenza, si è portato 3 punti dalla sfida più importante dell'anno, dopo quella giocata qui al Ceravolo. Se volete rivivere le emozioni di questa sfida, sulla Catanzaro in forma, sui nostri social, ma anche sulle nostre colonne, c'è già la gallery firmata dal nostro Antonio Moniaci con tutti gli scatti più belli di questo derby che il Catanzaro, lo ripetiamo perché ci piace dirlo, il Catanzaro ha vinto. Per adesso eccoli qui gli scatti, qualche scatto della vittoria di Cosenza, il selfie d'ordinanza e la squadra sotto la curva ad esultare al triplice fischio. Tra parentesi, era presente anche il presidente Noto, sì. sotto il settore ospiti. Abbiamo anche il prossimo turno? Basta chiederlo. E chiudiamo proprio con questo, perché il prossimo turno vedrà al Ceravolo sbarcare la Reggiana. Mi pare che è lo stesso orario di oggi, se non sbaglio. 16:15, quindi anche noi. È sabato, è vero, ci confermano dalla regia, un Tolomeo viandante ci lo conferma. Parma Brescia, Cosenza Cittadella, Modena Ferrari Salò, Spezia Sud di Tirol, Cremonese Como, Pisa Ternana, Lecco Palermo, Venezia Bari e Sampdoria Ascoli, il programma completo della 29esima giornata. Noi, dopo Catanzaro Reggiana, saremo qui per commentare il post gara. Per ora è davvero tutto, chiudiamo con il sorriso. Grazie Stefania per essere stata con noi. Grazie Gianfranco, grazie Mimmo, grazie a tutti quanti, buonanotte. Buonanotte, diciamo. Siamo buonanotte. Siamo abbonati al buonanotte. Ah, sì. Buonanotte. Ancora siamo. Già dormo. Buonanotte. Già si dorme. Buonanotte anche a te, Mimmo. Allora, a questo punto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Vabbè, a tutti. Buona festa, vuoi andare a festeggiare? La notte è lunga, Stefano. La notte è lunga. Un ringraziamento e un saluto anche alla regia, al coordinamento di Roberto Tolomeo e alla regia di Danilo Scalise. Un abbraccio anche a Gigi Mardente, che l'ha vissuta a distanza questa bella vittoria, e un saluto a tutti voi. Il Catanzaro ha vinto. I derby non si giocano ma si vincono, e il Catanzaro il derby l'ha vinto. Buona serata.